Strano che un magistrato scriva qualcosa sulla vendetta. Ebbene, io dico proprio perché sono un magistrato e sono abituato a esprimere, non dico giudizi, ma anche considerazioni, causa cognita, si diceva, dicevano i romani, cioè conoscendo bene di che si tratta. Io ho sempre rifiutato di fermarmi a quei giudizi un po' aprioristici, spesso ipocriti, diciamo, buonisti, sulla vendetta, condannandola senza mezzi termini. La vendetta è un fenomeno molto antico e ancora è presente perché, come diceva Freud, come diceva anche Sant'Agostino, l'uomo essenzialmente è malvagio, quindi la vendetta fa parte della sua natura. Certo, poi con una serie di mediazioni, con una serie di secoli e secoli di cultura sociale, politica, religiosa e quant'altro, si cerca di eliminare questo di agire, insomma, che all'inizio aveva una sua giustificazione e oggi probabilmente non ce l'ha. All'inizio, ricordo nel libro come la vendetta era il mezzo per farsi giustizia, poi piano piano questa funzione è stata assunta dallo Stato, per cui ora non dovrebbe esserci una esigenza simile. Dico non dovrebbe esserci perché in tanti punti del mondo invece c'è ancora. Esamino anche il diritto, e quindi il diritto positivo che è la legge fatta dagli uomini, il diritto naturale che è la legge divina, e esamino anche i problemi di una giustizia che purtroppo molte volte non è giusta e quindi che può spingere alla vendetta. Ho anche tenuto presente tutta l'evoluzione di una giustizia che dovrebbe mettere da parte appunto la vendetta. Consideriamo che in Italia, per dire fino al 1981, io già ero magistrato, esisteva ancora il delitto d'onore. Ancora ci sono molte vestigia della vendetta nel nostro ordinamento giuridico, figuriamoci in quelli molto meno evoluti, come quelli, diciamo, che ancora fanno confusione fra reato e peccato. Passiamo altri mondi che non ci appartengono, per fortuna, dove ancora sono previste oggi le amputazioni, le flagellazioni e pene corporali. Il senso di questo libro non è tanto quello di fornire delle risposte, ma quello di fornire degli argomenti di ordine storico, filosofico, religioso, politico, ma anche artistico, affinché il lettore si formi un convincimento e quindi giunga un giudizio piuttosto che fermarsi a un pregiudizio, come in genere accade. Questa è la seconda edizione del libro, ha due prefazioni di Vittorio Feltri, è molto ampliata rispetto alla prima e a Cremona si trova in vendita presso la libreria Spotti.